Ciao a tutti e bentornati al canale dell'Altra Dimensione. Oggi voglio parlarvi di un argomento molto famoso che sicuramente tutti conoscerete, i fantasmi o il fantasma. Ma che cos'è un fantasma? Chiamato anche spettro o larva, è un'entità delle leggende e del folklore. Ci si riferisce adesso come a una presenza incorporea, spesso caratterizzata da alcuni elementi macabri o sinistri. Un sudario oppure senza testa, contornata da una certa luminescenza o che produce anche un rumore di catene. Del pari anche le circostanze delle apparizioni sono caratterizzate da elementi sinistri ricorrenti, quali l'ora notturna, i luoghi lugubri e isolati. Il termine fantasma, dal greco latino fantasma, intesa come manifestazione soprannaturale, e solo con il tempo il suo significato si è ristretto a indicare l'apparizione di un defunto. Il fantasma è una figura ricorrente nella tradizione popolare e letteraria, praticamente di tutte le civiltà. Nella tradizione orientale e in quella greco-romana, l'apparizione dei fantasmi non è associata e pensata al sentimento della paura. Il fantasma è un tipico personaggio della letteratura fantastica e dell'orrore. Un esempio celebre si trova nei racconti di William Shakespeare, nei racconti gotici e horror di fantasmi o antiche magioni e in molti racconti anche per bambini. Ma quali sono le principali ipotesi sulla natura delle apparizioni? Per spiegare testimonianze riguardanti l'apparizione di un fantasma sono state avanzate varie ipotesi, la maggior parte delle quali non ha una base scientifica. La scienza infatti sottolinea che non vi sia alcuna prova dell'esistenza del soprannaturale. Frequentissime nella storia del paranormale sono state le vere e proprie imposture escogitate per svariati interessi, in particolare per ciò che riguarda le apparizioni dei fantasmi. Anche le apparizioni documentate fotograficamente, oppure connotate da varie forme di interazione fra fantasmi e oggetti circostanti, spostamenti di oggetti, rumori notturni, sono state spesso correlate e successivamente spiegate all'intenzione di determinati soggetti di attirare l'attenzione dei media. Allucinazioni? Nella maggior parte dei casi l'apparizione di fantasmi è classificata come allucinazione, quantomeno dopo aver scartato l'ipotesi di un'impostura. Nella maggioranza dei casi le potenziali allucinazioni che riguardano l'avvistamento di un fantasma sono di natura visiva ed uditiva. Ma l'argomento delle anime dei morti riguardanti i fantasmi cosa significa? La più diffusa credenza popolare vede i fantasmi come apparizioni dei defunti. Questa interpretazione non ha un fondamento scientifico, è riposta nella fede, ovvero nel credere che coloro vi aderiscono. Credere ai fantasmi significa spesso credere che l'anima di una persona defunta possa in qualche modo riuscire a manifestarsi nel mondo terreno, non di rado per chiedere aiuto per portare a termine qualcosa che il defunto non è riuscito ad ultimare. È sicuramente l'ipotesi più legata alla tradizione del folklore riguardante i fantasmi. E per alcune persone è quella più rassicurante, in quanto presuppone che esista una vita dopo la morte e una continuazione dell'amore provato nei confronti dei propri cari. Secondo la Chiesa Cattolica, la destinazione dell'anima di un defunto può essere la felicità eterna, paradiso, o la pena eterna, l'inferno. Se l'anima non è libera da ogni peccato veniale, allora può scontare un tempo più o meno lungo nel purgatorio, dove per tempo non si intende quello fisico con unità di misura propria. Essendo queste tre le uniche destinazioni delle anime previste dalla Chiesa Cattolica, non può esistere il fatto che un'anima defunta sia collocata nel nostro mondo. Nella Chiesa Cattolica non si parla di fantasmi, mentre nella Bibbia sono narrate invece apparizioni di spiriti. Seul fece evocare lo spirito di Samuele durante la trasfigurazione di Gesù. I cacciatori di fantasmi, chi sono? I cosiddetti ghost hunters, cacciatori di fantasmi, sono persone che appaiono mosse da grande passione per tutto ciò che riguarda il mondo degli spiriti. Con il termine ghost hunter sono indicate persone dedite allo studio e alla ricerca dei fantasmi, con metodo più o meno scientifico o parascientifico. Il loro scopo dichiarato è in genere cercare di esaminare in maniera neutrale e precisa possibili documenti che hanno in proprio possesso. Spesso si recano in determinati luoghi considerati luoghi di apparizioni,
Tra i più celebri cacciatori di fantasmi vogliamo ricordare Harry Price, 1881-1948. Tra le opere d'arte e di intrattenimento dedicate al tema Ghostbusters, acchiappa fantasmi, il famoso film del 1984. Ma quali sono le tipologie di apparizioni più conosciute? Quello dei cacciatori di fantasmi, che hanno creato nel corso della storia sullo studio dei fantasmi, è stato coniare una sorta di catalogazione tra le differenti tipologie di apparizione. Le apparizioni, infatti, sarebbero molto differenti di loro in termini di contatto visivo e uditivo. Visivo, quando effettivamente si riesce a vedere lo spettro, in molti casi le apparizioni visive appaiono anche in sogno. Uditive, dette anche EVP, quando si sentono le presenze degli spiriti o quando addirittura si sentono le voci o le urla dei fantasmi derivanti da altre dimensioni. E poi esistono i poltergeist, derivanti dal tedesco polter, chiasso, rumore, geist, spirito, in italiano spirito chiassoso. La caratteristica principale di una manifestazione di poltergeist è prettamente di carattere uditivo. Il poltergeist è uno spirito invisibile che, come dice il nome, si manifesta emettendo forti rumori come dei battiti contro il muro o facendo sbattere porte e finestre in modo violento. Il poltergeist interagisce in un determinato ambiente di appartenenza dove si pensa presumibilmente sia stato legato in vita, spostando oggetti come mobili, soprammobili, rompendo piatti e rovesciando, pensate, bicchieri e bottiglie. Ma che cos'è un'infestazione? L'infestazione è la presunta manifestazione spiritica, forse più presente tra i molti fenomeni descritti. L'infestazione avviene anch'essa in luoghi ben determinati e si può manifestare sia in luoghi chiusi che all'aperto. Nella maggior parte dei casi, gli spiriti che infestano un luogo agiscono ripetendo sempre le stesse azioni, ignorando del tutto gli umani presenti nel luogo. Durante queste manifestazioni, gli spiriti vengono visti con contorni sfumati, ma altre volte con i lineamenti del viso e del corpo ben definiti, arrivando persino ad essere scambiati per persone vive. Le leggende popolari ed il folklore sono piene di storie di fantasmi di questa tipologia, e vi sono moltissime persone anche in Italia che sostengono di essersi imbattuti in questo tipo di apparizione, avvenuta prevalentemente in antichi luoghi quali castelli, manieri, case abbandonate o cimiteri vuoti. Altri ritengono comunque che, contrariamente a ciò che comunemente si pensa, i principali luoghi di avvistamenti di questo tipo siano stati in prossimità di costruzioni militari o campi di battaglia ed anche in campagna. Esistono anche i fantasmi di animali, ma cosa sono? L'apparizione di fantasmi di animali copre una minoranza tra i casi documentati. Ci sono avvistamenti di fantasmi di animali di tipo mostruoso e decisamente ostile, mentre altri di tipo gradevole e decisamente amichevoli. I principali animali visti in questo genere di apparizioni sono per lo più gatti, cani o comunque animali domestici. E poi infine, pensate, esistono anche i fantasmi di persone vive. Cos'è il fantasma di una persona viva? Nell'immaginario collettivo il fantasma è lo spirito di una persona defunta, tuttavia molti ghost hunter sostengono che è anche possibile avvistare lo spirito di una persona ancora in vita. Questo avverrebbe quando una persona, a causa di un immediato o di un improvviso pericolo, immagina fortemente la sicurezza della propria casa e di un altro luogo a lui familiare. Da questo fortissimo stress emotivo, ecco lo sdoppiamento della propria persona. Potrebbe apparire sotto forma telepatica ad un altro familiare o amico. Il termine tecnico è per questo tipo di manifestazione è proiezione astrale. Secondo alcune leggende, alcuni medium sarebbero in grado di utilizzare la propria proiezione astrale di proposito, e da qui la teoria dell'ubiquità. Un argomento veramente vasto è stato questo da intrattenere insieme a voi, i fantasmi. La cosa più popolare e conosciuta che c'è, poi sta a noi sempre crederci o non crederci, ma io penso che un fondo di verità sul paranormale e sulle entità di altre dimensioni ci sia, e come. Forse una vita dopo la morte potrebbe veramente esserci. Io vi do appuntamento ai prossimi video e vi ringrazio come sempre dal canale dell'altra dimensione. Ciao!